I precari dei vigili del fuoco quest'oggi stanno manifestando in tutta Italia, nella parte antistante le prefetture. La stabilizzazione è quella che si chiede ormai da davvero tanti anni. Sì, i vigili del fuoco precari oggi sono scesi in piazza proprio per rivendicare il diritto al lavoro attraverso la stabilizzazione e l'assunzione, perché comunque c'è una gazzetta ufficiale che il 23 giugno scorso è stata praticamente emanata, dove praticamente si faceva la distinzione delle liste, perché giustamente la nostra amministrazione e il governo deve sapere quanto precari c'è dentro casa, tra il personale discontinuo, il precari, e il personale volontario. Quindi praticamente queste liste stanno andando avanti. Ora, a parole ci hanno confermato e ci hanno detto che questa stabilizzazione avverrà perché devono sapere quanto sono i numeri. Però adesso vogliamo i fatti. Infatti tutte le province della Calabria, quindi Vibo Valentia, Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro, siamo scese in piazza, ma non solo, c'è tutta Italia in sit-in di protesta sotto le prefetture. Ci sono i colleghi di Roma che sono dagli organi competenti, proprio perché dobbiamo avere questo documento di stabilizzazione. Perché comunque noi come Vigili del Fuoco, come Unione Sindacale di Base del comparto dei Vigili del Fuoco, noi rivendichiamo non solo la stabilizzazione e l'assunzione, ma noi rivendichiamo la salvaguardia, la prevenzione e la sicurezza del cittadino, perché ci sono delle normative che giustamente citano queste cose, come gli standard europei dove prevede un Vigile del Fuoco per ogni 1.000 abitanti e 60.000 Vigili del Fuoco su tutto il territorio nazionale, quando la realtà attuale è che abbiamo un Vigile del Fuoco per ogni 15.000 abitanti e 28.000 su tutto il territorio nazionale permanenti, però questo numero va sempre a scendere perché c'è personale che usufruisce, diciamo, di leggi particolari oppure sono in amministrazione. Quindi praticamente noi rivendichiamo questa cosa qua, perché l'abbiamo visto nei terremoti, l'abbiamo visto nelle alluvioni, che nelle nostre caserme sono vuote, c'è la carenza di organico, i centralini del 115 subiscono quotidianamente un surplus di lavoro e questa situazione non è possibile perché noi dobbiamo garantire la sicurezza del cittadino.